Occhio piano, state dietro. Vai Giuseppe! Grande Giuseppe! Si sono concluse dopo 26 ore intorno a mezzanotte di ieri con il recupero del terzo dei torrentisti in difficoltà le operazioni di soccorso nella Forra dell'Avello in provincia di Chieti nel Parco Nazionale della Maiella da parte del Soccorso Alpino. Le operazioni hanno visto l'impegno di oltre 90 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Abruzzo, Marche, Molise, Umbria e Puglia. In 5 erano partiti sabato mattina attorno alle 9 per percorrere la forra di Selva Romana, ma nella discesa hanno perso l'orientamento ritrovandosi nella forra dell'Avello, più complessa per la portata d'acqua e per la lunghezza. Poi l'incidente, uno degli escursionisti si è ferito a una gamba, accusato dolori che lo hanno obbligato a fermarsi. Due dei cinque hanno quindi deciso di proseguire, sono usciti dalla forra per lanciare l'allarme e hanno trovato i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico precedentemente allertati dalla compagna di uno dei torrentisti preoccupata per il mancato rientro del compagno. Stiamo facendo un intervento di soccorso sulla forra dell'Avello. Le condizioni meteorologiche sono avverse, inoltre anche la portata del fiume della forra crea problemi in quanto il livello dell'acqua si potrebbe alzare. L'intervento si sta procrastinando, però tutti quanti siamo impegnati per portarli a termine nel miglior modo possibile. E Daniele Perilli, presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo, a parlare. E le operazioni sono andate a buon fine, nonostante un lavoro estenuante. Ieri mattina intorno alle 10 il ferito è stato raggiunto e per i tecnici del soccorso sono incominciate le operazioni di recupero dalla forra. Tecnici predisposti per la vedetta a monte hanno intanto vagliato la portata d'acqua del fiume Avello, aumentata sensibilmente per le piogge delle ultime 24 ore. L'ambiente è impervio, con pareti rocciose verticali di circa 400 metri, ma anche la nebbia fitta e l'innalzarsi del livello dell'acqua hanno reso le operazioni di soccorso particolarmente complesse. Si sono protratte per oltre 26 ore, per buona parte trascorse all'interno di una gola e in cui hanno operato squadre di tecnici specializzate nel soccorso in forra, medici e infermieri, tutti del Soccorso Alpino e Speleologico, che fin da subito hanno provveduto a stabilizzare e assistere l'infortunato lungo tutto il percorso. Sul posto presenti anche carabinieri forestali, personale del 118, ANPAS, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Grazie alla perizia dei soccorritori torrentisti sono stati messi in salvo, ma si raccomanda in escursioni ed esperienze come queste sempre e comunque la massima prudenza.